Ciao a tutti, oggi andiamo a fare un'asana detta l'asana dell'aquila, la posizione dell'aquila, o meglio detta Garudasana in sanscrito. Andiamo a vedere le due varianti. Come sempre abbiamo bisogno della nostra sedia e di un tappetino sul quale appoggiare i nostri piedi per non sentire il contatto diretto con il pavimento. Portiamo le mani sulle ginocchia, andiamo a chiudere un istante gli occhi per centrare la nostra persona, la nostra posizione. Portiamo l'attenzione al nostro respiro. Immaginiamo di far scorrere il respiro dal coccige attraverso tutta la colonna vertebrale per arrivare fino all'apice del capo in corrispondenza della corona e nell'espiro immaginiamo di far fluire la nostra respirazione dalla corona, dall'alto, giù attraverso la colonna vertebrale per arrivare poi al coccige. Eseguiamo qualche respiro. E poi ci prepariamo per entrare nella posizione. Andiamo ad incrociare le gambe mantenendo la gamba destra incrociata sopra la sinistra. Qui possiamo portare il collo del nostro piede dietro al polpaccio, ma non è necessario, possiamo anche lasciarlo tranquillamente a lato della gamba. Le braccia le portiamo a candelabro, quindi i gomiti sono piegati e i palmi delle mani sono bene aperti, le dita delle mani sono distese e creano uno spazio tra l'uno e l'altro dito. Inspiro, apro bene il petto, nell'espiro vado a portare, a sovrapporre il braccio sinistro sopra il destro ed incrocio le dita delle mani. Poi vado ad appoggiare il pollice al centro della fronte, lì dove c'è il terzo occhio, e rimango nell'asana, respirando tranquillamente. Abbiamo un'opzione per quanto riguarda le braccia, quindi torniamo un attimo ad eseguire la posizione del candelabro e se non ci viene di incrociarle nel modo che abbiamo visto prima, possiamo unire gli avambracci, spingere bene i gomiti e i palmi delle mani e rimanere in questa posizione. Respiriamo per qualche tempo. Poi lentamente sciogliamo la posizione delle braccia e sciogliamo la posizione delle gambe per andare ad eseguire l'asana sull'altro fianco. Quindi la gamba destra sarà in posizione centrale, la gamba sinistra verrà incrociata sopra la destra. E anche qua possiamo vedere se riusciamo a portare il collo del piede dietro al polpaccio, ma non è necessario, non è strettamente necessario. Possiamo mantenere le gambe semplicemente incrociate. Le braccia, partiamo con le braccia a candelabro. Questa volta avremo il braccio destro sopra il braccio sinistro, incrociamo le mani e andiamo ad appoggiare il nostro pollice al centro della fronte. In questa posizione vi rimaniamo per alcuni respiri. In alternativa possiamo partire con le braccia a candelabro e andare ad unire gli avambracci, spingendo bene i gomiti e i palmi delle mani uno contro l'altro. Sentiremo attivarsi il tratto, dei pettorali. Rimarremo nell'asana per qualche respiro, decidiamo noi quanti respiri. L'importante è che, la fase di respirazione di inspiro e di espiro sia identica, quindi possiamo eventualmente andare anche a contare 5 tempi nell'inspiro e 5 nell'espiro.
Andiamo ad eseguire ora un'altra variante della posizione dell'aquila. Quindi questa volta uniamo le gambe. Inspiro, mi allungo bene verso l'alto, nell'espiro scivolo in avanti andando ad appoggiare il busto alle cosce. Il capo rimane allineato alla schiena, quindi la testa è un prolungamento della colonna vertebrale. Vado ad aprire le braccia ai lati delle spalle, proprio come se fossero due ali. E poi vado a sollevare i talloni, spingendo sulla punta delle dita dei piedi. In questo caso siamo un'aquila che sta volando e dall'alto sta cercando la sua preda, la sta puntando. Respiriamo profondamente, ricordiamoci di inspirare per tot tempi ed espirare per altrettanti tot tempi. Per sciogliere la posizione, prima portiamo i talloni a terra, poi scivoliamo con le braccia lungo le gambe. Per risalire comodamente, andiamo ad appoggiare le mani sulle ginocchia e curvando la schiena, ritorniamo con il nostro torace eretto. Possiamo tornare ad eseguire qualche respirazione ad occhi chiusi, visualizzando sempre un movimento ascendente nell'inspiro e un movimento discendente nell'espiro. Inspiro, facendo partire il respiro dal coccige, lo faccio passare attraverso la colonna vertebrale fino a raggiungere la sommità del capo. E nell'espiro immagino che la mia respirazione scenda in verso contrario dall'apice del capo, scorra attraverso la colonna vertebrale per raggiungere poi il coccige. Eseguiamo questo tipo di respirazione per qualche tempo in modo tale da poter calmare il nostro respiro e di conseguenza anche la nostra mente. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima pillola. Ciao!